Buonasera e ben trovati alla puntata numero 9 di Artisti da Casa. Con questa puntata concludiamo il nostro periodo di lockdown. Gradualmente siamo entrati nella fase 2 e quindi anche i nostri artisti cominceranno ad uscire, anche perché la vita durante questo lockdown si è fatta complicata, soprattutto la convivenza forzata, come ci hanno introdotto Francesco Checco Tonti con Angelica Tonti. Ma continuate a seguirci ogni giovedì sera, perché fino almeno al mese di giugno vi terremo compagnia con i nostri artisti, anche con qualche sorpresa, ma ve ne parlerò più avanti in questa puntata. Guardiamo Carlo e Le Pulci con Don't Worry, Be Happy. Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Happy now. Don't worry. Be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Be happy. Landlord says your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. Ciao ragazzi, da Carlo e Le Pulci. Ci vediamo presto. Happy. Ain't got no cash, ain't got no style. Ain't got no gal to make you smile. Don't worry, be happy. But when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Song I wrote, I hope you sang it note for note. So don't worry, be happy. In every life we have some trouble, so when you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy now.
Ciao a tutti e a tutte. Eccomi qua con Il mio mondo a testa in giù di Bernard Friot, tradotto da Rosa Pavone, edito da Il Castoro. Vi racconto Visita. Ah, dottore, geme l'orco, non va affatto bene. Sento come un peso sullo stomaco e ho sempre voglia di vomitare. Se continua così, bisognerà che mi metta a dieta. Ora vediamo, dice il medico. Non si preoccupi, non sarà nulla di grave. Mi dica cosa ha mangiato negli ultimi giorni. Allora, dice l'orco, facendo mente locale. Avantieri ho messo sotto i denti una guardia campestre, un ciclista e una signora che vendeva frutta e verdura. Tutto freschissimo e non troppo grasso. Non è certamente questo ad averla fatta ammalare, dice il medico, grattandosi il mento. E ieri cosa ha mangiato? Ieri, riprende l'orco, ho divorato una maestra e qualcuno dei suoi allievi. Non mi ricordo più quanti. Sono così piccoli a quell'età. Ma non avrà mangiato tutta la classe in un solo boccone, vero? Chiede gravemente il medico. No, no, risponde l'orco. Ne ho tenuto da parte qualcuno per la merenda. E per cena mi sono fatto un panino con un carabiniere e due direttori di fabbrica. Per dolce ho scelto una prima ballerina con tutto il tutù. Nient'altro? Domanda il medico. Sì, sì, dice l'orco. Ne è sicuro? Domanda il medico. Rifletta bene. Adesso ricordo, grida l'orco. Attraversando la foresta ho mangiato una fragolina di bosco. Non dica altro, dice il medico. È stato questo a farla star male. E lei pensa sia grave? Domanda preoccupato l'orco. Ma niente affatto, risponde il medico. Tenga, ingoi questa pillola e fra 30 secondi non sentirà più niente. E non sarò costretto a mettermi a dieta? Per nessuna ragione al mondo. Riprenda tranquillamente la sua alimentazione abituale, ma eviti le fragoline di bosco e i lamponi. Oh, grazie, dottore, grazie mille. E l'orco, tutto felice, ritrova di colpo il suo appetito. Si riveste velocemente, si rimette le scarpe, salta addosso al medico e ne fa un solo boccone. Artisti da casa sull'albero, ciao! E c'è chi è che ha vissuto queste giornate a casa, in una casa particolare come Alessia, sul suo albero. Qualchedun altro invece ha fatto un po' più fatica a trovare da organizzarsi nel periodo di lockdown nella propria casa, come Alex Vignoto. E vediamo questa volta come se la cava.
E si può davvero dire che qualche artista si è fatto in quattro per noi, per artisti da casa? Zulma Jaime con questa Levanta Poeira ha realizzato questo pezzo in quattro flauti da sola a casa, in realtà con l'aiuto del marito e Matteo, che ringraziamo per questo contributo. Ed ora Francesco Montanari ci racconta una storia molto particolare, la storia di una carta. Guardiamola. Oggi vi racconto la storia del bambino supermacchia. È il più strano tra i supereroi. Non ha poteri speciali o auto con le ali e se ne sta per i fatti suoi. Certo, accanto a Superman o a Batman può forse sembrare un po' banale. Ma per me è del tutto speciale e vale più di un H. È il bambino super macchia! Non sa volare attorno ai grattacieli o sorpassare un missile spaziale. L'unica dote che pare abbia è quella di lasciare ad ogni passo una supermacchia. So che a volte sta male perché non sa correre, non sa volare. E per quella sua sola abilità paga un conto salato nella lavanderia della città. Una voz antigua de viento y de
Norina Angelini per Artisti da Casa, una grande artista, cantante, pianista, ci ha portato in questa atmosfera argentina di Ariel Ramirez e Felix Luna, Alfonsina y el Mar. Ma rimaniamo nella canzone, lui è Simone Baldazzi, un baritono, Core Ingrato, è il pezzo che ci presenta per Artisti da Casa.
Checco Tonti e l'amore per il dialetto d'autore. Oggi vi leggo di Nino Pedretti e Lavador. Me Lavador, Aldoni, scavcedi come di dievol, a sbateva i pan come dal frosti, a scureva attravers e al saragneva, e pu al canteva in sen, e l'era di roge d'amor come dal gati. Scrive. E lì a lascar, lascar, e me a soggiatfura, a vagato al sigarette. Ho visto un più bel quaderne s'la copertina dure per un libre. A me vorria to, mo da fecò. Usche scriverò posora. E un pis anche la penna stilografica. Un pis e son che la fa sora la cherta. Bisogna che uscì silenzio. Quando è che lì la fa fare la spesa. Se ma cos'è che scrive adesso? No, a me un pis a lettere. Ho avuto a snene mestre Valgimigli, che lo uitniva che scrivesme ben. Usceva pe dal pagine senes la L, e poi dal pagine la G. E al maioscle, mumè, come sempre più giù al maioscle. No, non sono mica razzista, non è che ce l'abbia con le minuscole, però al maioscle le chirecci che svulaz. E cosca faccio? A metà fe dal pagine s'allettre come i burdel della prima? No, ci vuole un'idea, un progetto. E se scrivesse un diario? Al facci sé per scrive, perché un pis, a lettere, e son che fa la penna su refoi. Già le fatiche campè, che può fare fatica e doppie anche da scrive tutto quel che fè. E allora, cosca scrive, sora ste quaderne? Lei se bel. Le anche la scelto big. E anche la penna, guarda come la scrive ben. A scrivi in un della gente, tutto quei che conosce. E anche quei che è morto. A faccio un elenco. E poi ma tu hai scritto due righe. Che lavoro che fa, se le spuse di fiul. Come delle biografie, ma piccole. A gente purché sia, gente inutile. Cristian costruisce quasi la maioscola. Ecco, comincia dalla lettera A. L'Ada. L'Ada l'aveva un gatto nir e bianc, che l'aveva un ben come un fiul. E l'ha definito sotto una macchina. Ciao, artisti da casa, ciao. E questa sera abbiamo voluto anticipare l'angolo della poesia con Francesco Checco Tonti, che ci ha letto Nino Pedretti, e poi il nostro Francesco Gabellini, col quale faremo una puntata speciale nella prima settimana di giugno, il primo giovedì di giugno. Artisti da casa sarà una puntata monotematica, monografica, tutta su Francesco Gabellini, con la partecipazione in realtà di altri artisti, attori che leggeranno, interpreteranno i testi, le poesie, i testi teatrali di Francesco Gabellini insieme a Francesco Checco Tonti, a Francesca Iraudo e ad altri artisti. E a proposito di Francesca Iraudo, oggi questo suo contributo, come sempre originale e divertente, La rumba del cocoricò. Questa è la rumba del mucciaccio stravagante, questa è la rumba del mucciaccio balbuziente, questa è la rumba che tutta la gente ricanterà poco a cocoricò. Questa canzone è destinata per chi ama, questa canzone è tutta alma e pentimento, e il cuore fomo e allegro di un mesciento, cocoricò. Oh, 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 oh.
no es el tango, no es la conga, questa è la rumba del cocorico. No es el tango, no es la conga, questa è la rumba del cocorico. Questa è la rumba del muchacho stravagante, questa è la rumba del muchacho balbuziente, questa è la rumba che tutta la gente vi canterà co-co-co-co-rico. Questa canzone è destinata per chi ama, questa canzone è tutta alma e sentimento, è il corazon muy alegre, io me siento co-co-co-co-co-co-rico. Un solo chicco di riso può squilibrare la bilancia. Un solo uomo può segnare la differenza fra la vittoria e la sconfitta. Secondo te come sarà il nuovo mondo? Come tutti gli altri, immagino. Ho visto centinaia di mondi nuovi, Thomas. In che cosa potrebbe essere diverso questo? Ehi, Flaps, cosa facciamo? Non lo so. Tu cosa puoi fare? Voilà. Allora cosa facciamo? Non lo so, tu cosa vuoi fare? Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, che cosa facciamo, cosa vuoi fare, facciamo qualcosa. Ok, tu cosa vuoi fare? 99 scimmie saltavano sul letto. Una cadde in terra e si ruppe il cervelletto. Questo, toccalo, Kronk. Oh, non ne avverti il nero potere? Oh, caspita, nero forte. Si avvicina il nostro momento di gloria. Oh, santo cielo! Palpitazioni del ventricolo antero posteriore con un plus plus cardius del Quickbot. Dottore, questo è l'effetto? Oh, tutto è perfettamente chiaro. Ragazzo mio, tu sei esaurito. Esaurito? Sì, e non vi è che una cura. No, non è niente di grave, Mago. Sarai meglio fra qualche settimana e sarai più bella di... Volevo dire più brutta di prima. Comunque ti consiglio molto riposo e molto, molto sole. Io odio il sole. Detesto quegli orribili salubri raggi solari. Io odio. Sento un ottimo odorino. Cos'è questo profumino così appetitoso? È crema di crema alla erga. Oh, vuole favorire, signor Groviere? Sì, io, si dà il caso che ho anche un biscotto. Coraggio, Groviere, serviti. Ci bastano poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticare. In fondo basta il minimo, sapessi quanto è facile trovar quel po' che occorre per campar. Io mi sono stufato! Se quello si azzarda ancora a rifilarmi un altro di quegli schifosi biscotti muffiti, giuro che... Wow! Cerca di calmarti, Iago. Allora, devi sempre lasciare il passato dietro di te. Senti, ragazzo, le cose brutte accadono e tu non puoi fare nulla per evitarle, giusto? Giusto. Sbagliato! Quando vedi che il mondo ti volta le spalle, non devi far altro che voltargli le spalle anche tu. Non è ciò che mi hanno insegnato. Credo che tu debba avere un'altra lezione. Ripeti con me. Hakuna Matata. Cosa? Hakuna Matata. Ma che dolce poesia! Hakuna Matata. Tutta frenesia. Senza pensieri la tua vita sarà. Chi vorrà vivrà in libertà. Hakuna Matata. E anche noi ad Artisti da Casa abbiamo il nostro Disney Channel con Gloria Legruzzi e Fabio Magnani. Ed ora un altro mix, perché è realizzato da 4 saxofonisti ed è una miscellanea di più pezzi, e a presentarseli è Filippo Dionigi insieme a Sabrina Esposto, a Doria Del Maestro e Angelo Antonioli. Thank you.
in me guardando, un tanto mio, una sola parvenza, a me si travagliava. Nella profonda e chiara sussistenza dell'alto lume, parvermi tre giri di tre colori ed una continenza, e l'un dall'altro come iri da iri pare riflesso, e il terzo pare a fuoco che quinci e quindi ugualmente si spiri. Oh luce eterna, che sola in te sidi, sola ti intendi e da te intelletta, intendente te ami e arridi. Quella circolazione che si concetta parea in te come lume reflesso dagli occhi miei alquanto più perfetta, dentro da sé del suo colore stesso mi parve pinta della nostra effigie, perché il mio viso e lei tutto era messo. Qual è il geometra che tutto s'affiglia, che il titolato cerco e non ritrova pensando quel principio onde egli indige? Era io a quella vista nova, veder voleva come si convenne di mago al cerchio e come vi si indova, ma non erano da ciò le proprie penne, se non che la mia mente fu percossa da un fulgore in che sua voglia venne. L'alta fantasia qui manco possa, ma già volgeva il mio disio e il belle, sì come rota che ugualmente è mossa, l'amor che muove il sole e la mia stella. E con questo contributo anche Artisti da Casa ha voluto omaggiare il sommo poeta Dante. Lorenzo Brancaleoni, un giovane studente, ci ha letto L'ultimo canto del paradiso, accompagnato alla chitarra da Maria Cecilia Zangheri. Ed ora, prima di presentarvi la copertina di questa sera, vi ricordo che trovate tutte le puntate di Artisti da Casa sui nostri canali social, Facebook, YouTube, sul canale Icaro.tv. Questa puntata e tutte le 8 puntate precedenti. Noi continueremo a tenervi compagnia per i prossimi giovedì, quindi continuate a seguirci, ma segnatevi anche il primo giovedì di giugno con una puntata speciale che faremo, monografica interamente dedicata ai testi di Francesco Gabellini. Ed ora la copertina conclusiva di questa nona puntata, affidata alla compagnia di danza Il Tempo Favorevole. Loro sono Barbara Martinini, Veronica Guglia, Marinella Freschi, con la musica originale di Alfonso Vella, ci presentano questo terzo movimento in quarantena dal titolo La distanza. E noi ci vediamo la prossima settimana. Thank you.
dance the lotta look this damn good. Cause baby, I feel real good and I wish I would. It's gotta be against the law to look this damn good.